Stanziamento straordinario a favore del MIC da parte del governo italiano. 1 milione di euro a riconoscimento dell'attività del Museo Internazionale delle Ceramiche in questi anni per la promozione della ceramica faentina e italiana nel mondo. È la prima volta che un investimento così consistente viene effettuato a favore della ceramica italiana. La somma deriva da un fondo straordinario della legge di stabilità dello scorso anno, accantonato in attesa di scegliere la destinazione più idonea. Dal canto suo, il museo ha già scelto di utilizzare 1 milione di euro per progetti di promozione della ceramica italiana in Europa e nel mondo, con la speranza di creare un effetto domino, portare avanti iniziative con altri musei, lavorare sulla didattica e sulla catalogazione. E credo che sia un importante riconoscimento che mostra proprio l'impegno anche del governo a sostenere la cultura, a muoversi nelle direzioni che ha sempre preannunciato di supporto alle attività culturali. Chiaro che il MIC nel passato evidentemente si è messo in mostra non solo come importante museo ma anche come centro culturale e soprattutto io lo legherei anche alle attività svolte in ambito europeo con Città delle Ceramiche Italiane Europee, con l'attività di Beppe Olmetti e sicuramente del Presidente Collina. Come verranno utilizzati questi soldi? Il piano vero e proprio è ancora da fare, però avete già delle idee? Sì, il 50% pensiamo di destinarlo proprio alle attività della Città delle Ceramiche e il 50% invece a delle attività di coordinamento e di organizzazione dei musei della ceramica italiana. Abbiamo capito che questi fondi ci vengono dati e noi abbiamo la responsabilità di utilizzarli nell'ambito del merito per cui sono stati deliberati e queste attività sono sicuramente di promozione dell'attività ceramica, dei mercati artigianali, probabilmente cercheremo con questi anche di aumentare l'importanza di Argillà e quindi di alcune attività che già noi stiamo facendo come MIC anche nell'ambito del coordinamento con le città ceramiche italiane. Ecco, il messaggio è importante, il MIC Faenza come veicolo di promozione della ceramica italiana nel mondo. Sì, infatti anche le attività che già sono state intraprese, la mostra Stili di Vita quest'anno europea, la mostra che stiamo facendo adesso di presentazione della ceramica italiana in Cina, che girerà 8 città cinesi per tutto l'anno prossimo. La mostra che pensiamo e stavamo pensando, anzi avevamo già messo a budget preventivo in ogni caso per l'anno prossimo, di ceramica italiana in Corea. Cioè questo tipo di attività che il MIC sta già facendo di promozione della ceramica italiana sicuramente troveranno i fondi per ampliarsi. Federico Lega per Faenza Web TV.